Amici del Varesotto, siamo alla Fredda Tentazione Bardello, notoriamente una gelateria, ma da oggi Panettone Pandoro e anche Rossi d'Angera. Come mai, Roby? Niente, abbiamo avuto l'occasione di avere questo rapporto commerciale con questa azienda nota della provincia di Varese e visto che facevamo questa partnership con Galup, che è un prodotto rinomatissimo e tant'altro è tanto rinomato anche la Rossi d'Angera, abbiamo deciso poi di fare un punto vendita di questo prodotto. Abbiamo parlato con la proprietà, che fortunatamente la conosciamo per tanti motivi, e abbiamo deciso di venderla, e poi diciamo così, in concomitanza con il Natale, di vendere anche questo prodotto. Allora, Rossi d'Angera è un marchio consolidato sul territorio e non solo, prodotti di alta qualità. Come mai tu hai scelto di mettere un prodotto così nel tuo locale? Ma la domanda è assolutamente pertinente, nel senso che visto che andremo a fare dei cesti, andremo a fare dei pacchi regalo, andremo a fare delle proposte commerciali, ci sembrava corretto proporre un prodotto così che si presta benissimo a questo tipo di intervento, insomma. Ecco. E allora abbiamo deciso anche per quello. E poi proprio per la tipicità del prodotto, che nella nostra zona è veramente molto molto conosciuto. Allora, amici del Varesotto, eccellenza per eccellenza, il gelato ormai lo conosciamo, maestro, come ci ha insegnato in tutti questi 20 anni, grande qualità nel mangiare questo gelato, ma anche grande qualità con Galup e anche con Rossi d'Angera. Sì, abbiamo fatto questo binomio, come avevo detto prima, perché crediamo che tutti e due i prodotti siano al top di gamma e messi insieme, magari confezionati in un bellissimo cesto o regalo per la proposta natalizia, potrebbe dare i suoi risultati e soprattutto potrebbe darli a noi. Grazie per il momento, per questa breve ma significativa piccola intervista. Rossi d'Angera, Galup, Fredda Tentazione, Roberto. Grazie. Amici del Varesotto, oggi siamo ospiti della gelateria Fredda Tentazione di Bardello con la titolare, ciao Noris. Ciao. E con il maestro gelataio, gelatiere Roberto Olivetti. Gelatiere Roberto. Allora, perché oggi siamo qua? È finita la stagione dei gelati, ma inizia la stagione dei panettoni e del Pandoro. È così, Roberto? Sì, niente, abbiamo pensato di fare questo accordo con Noris, con questa azienda famosissima che è la Galup. È un'idea che nasce ormai dal mese di marzo, è un progetto che abbiamo portato avanti con molto entusiasmo. Alla fine l'azienda ha sposato un po' quello che era il nostro pensiero di affiancare questo prodotto a un prodotto che andava poi a finire, che era il nostro gelato artigianale, e grazie al fatto che il nostro negozio è un negozio importante, è un negozio che comunque porta tantissime persone, un negozio che Nori sta adesso gestendo da ormai 3-4 anni, si può dire quasi un po' in solitudine, perché ogni tanto vado, ogni tanto vengo. Però da quest'anno la sto affiancando per questo nuovo progetto con Galup, che parte oggi appunto con l'inaugurazione, che è un prodotto di grande richiamo, di grande immagine e soprattutto di grande qualità. Allora, la gente è abituata a venire qua perché degusta un ottimo gelato che la tradizione di Roberto ha poi tramandato ai vari collaboratori che si sono susseguiti in questi anni. La gente viene, vede il prodotto, grande qualità, e allora la qualità ci deve essere anche nei panettoni, nei Pandoro. Questa bella sinergia che voi state applicando con Galup, marchio storico, ce lo ricordiamo tutti, il Carosello, quindi il grande Macario, basta guardare il packaging con la grafica molto retro, quindi le emozioni partono da sole. Che aspettative hai a questo punto, Noris, anche se le giornate, nonostante manca poco più di un mese a Natale, quindi entreremo in clima natalizio già da domani, però le giornate sono ancora primaverili, estivi, fine estate, quali sono le aspettative? Ma guarda, noi comunque crediamo tanto in questo prodotto, soprattutto perché è un prodotto particolare, è un prodotto che in zona non c'è assolutamente, quindi è un bellissimo connubio con qualità e il prezzo. Questo lo dobbiamo assolutamente dire e riconoscere a questa grande azienda. Cosa posso dire? Le aspettative sono aspettative, non lo so, noi ci crediamo e ci mettiamo tutta la nostra passione e sicuramente ci crediamo, assolutamente, ripeto, ci crediamo e siamo sicuri che andrà sicuramente bene. Roberto, prima di finire questo primo breve
incontro sul panettone del Pandoro, ne faremo altri in questo periodo, e finiremo poi col chiedere panettone o Pandoro. Sai che c'è questo grande dubbio, no? Le donne preferiscono il Pandoro, gli uomini il panettone, poi lo scopriremo strada facendo cosa è il migliore. Tu mi spiegavi che Galup fa è diventato importante anche perché ha una serie di lavorazioni particolari. Raccontacelo brevemente. Sì, Galup è un'azienda che, nonostante sia cresciuta nei termini abbastanza contenuti, ma cresciuta a livello diciamo così di impresa, ha mantenuto le 40 ore di lievitazione sul prodotto e sulla sua, diciamo così, fabbricazione. Ovviamente nel seguirsi dei tempi anche Galup ha fatto più prodotti. Una volta c'era il prodotto tradizionale e il Pandoro, adesso hanno 19 o 20 referenze che possono, diciamo così, esaudire tutti i gusti del mercato, dall'albicocca al cioccolato bianco, alla pesca, all'amaretto, al cioccolato fondente e quant'altro. Ovviamente loro che cosa hanno tenuto? Hanno tenuto i canoni della grande artigianalità, perché è un'azienda molto contenuta anche, diciamo così, sulla produzione. Infatti Galup è molto conosciuta anche per questo. Cioè, parliamo di un prodotto, come lo definiscono sulle scatole, comunque di alta pasticceria, non è un prodotto ovviamente industriale. Quando Noris diceva prima che abbiamo voluto assolutamente un discorso di prezzo-qualità, come siamo abituati a fare noi col gelato, perché questa azienda ha seguito quello che è la nostra linea, il nostro progetto, e ha sposato alla fine un discorso di dire, come primo anno, come quest'anno, facciamo anche un discorso di, diciamo, un prezzo non contenuto, un prezzo comunque suo, su un prodotto che comunque è di grande qualità. Mi sembra che sia stato veramente chiaro. Abbiamo parlato di location con Noris, del prodotto, del packaging, della grafica, e comunque è un marchio che ha veramente un'eccellenza italiana, e come tutte le eccellenze italiane ha una serie di possibilità per accontentare tutti i gusti. Ora ci fermiamo qua, grazie a tutte e due per questa breve ma significativa intervista, ci andiamo a sentire dopo. Allora, siamo alla Fredda Tentazione di Bardello e abbiamo avuto l'opportunità di incontrare il direttore commerciale di Galup, Patrizio Aina. Ciao Patrizio. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, Galup in una gelateria come la Fredda Tentazione, una gelateria di grande livello per il territorio dove noi siamo, e quindi una giusta osmosi, chiamiamola così. Sì, il giusto connubio, direi. Diciamo che Galup è un marchio storico, nasce nel 1922 a Pinerolo, e oggi siamo qua per rilanciare un marchio fastoso, un marchio che negli anni 80 era uno dei primi 10 marchi nazionali italiani dell'industria dolciaria. Oggi siamo qua e presentiamo tutta la gamma di Galup alla Fredda Tentazione, un posto di afflusso elevato, e quindi speriamo con Roberto Olivetto di poter fare delle belle cose. Abbiamo visto in questi giorni di preparazione che avete un sacco di prodotti, non uno, ma tantissimi. Quanti sono? Beh, diciamo che il catalogo prevede un centinaio di prodotti, prevalentemente panettoni e pandori. Poi abbiamo anche una linea di prodotti continuativi a marchio Galup. Allora, Roberto, Roberto, proprietario di questa location, ci aveva preannunciato, cioè nel iniziare un percorso di Galup, ci aveva detto la fase di lavorazione, alcune informazioni interessanti. Le vogliamo ripetere qua? Sì, Galup utilizza il lievito madre, ecco. La cosa più Questa è la cosa, sì, sicuramente più importante del prodotto. Noi abbiamo tre fasi di lievitazione, un processo che dura 40 ore e che poi utilizziamo una fase di impasto artigianale. Artigianale, che è un po' la... Che è il plus del nostro marchio. Le 40 ore di lievitazione danno una sofficità al prodotto in maniera tale che lo rende morbido e gustoso, soprattutto a livello palatale. Allora, in quest'ora che sono stato qua nel spiluccare qua e là perché sono goloso,
mi sono permesso di chiedere alle 3-4 signore che passavano cosa aveva questo panettone, e tutti mi hanno detto: ha un sapore soffice, leggero, non ti dà la sensazione di dover bere subito. Beh, diciamo sì che il nostro prodotto è, diciamo, riconosciuto come uno dei prodotti più soffici sul mercato, proprio dovuto alla lavorazione di cui facevo accenno prima. È altamente digeribile, perché se la lievitazione è condotta in modo giusto, il prodotto lievitando e restando soffice è anche digeribile in maniera, diciamo, più semplice e più facile. Questo è i prodotti che abbiamo in degustazione oggi sono le quattro ricette più importanti che abbiamo in gamma. Abbiamo un pere cioccolato, abbiamo il nostro prodotto Grand Galoup classico, abbiamo il gocce di cioccolato e per ultimo abbiamo il cioccolato bianco e albicocca, che è la novità di quest'anno. Allora, diciamo, una serie di prodotti in grado di soddisfare un po' tutti le golosità di questi italiani, che essendo un prodotto prettamente italiano non c'è casa in Italia che non andrà ad assaggiare un panettone o un pandoro. A proposito, pandoro o panettone? Beh, diciamo che noi nasciamo come panettone, però anche il pandoro è il nostro pandoro particolare, perché viene ancora tutto lavorato a mano. E quindi questo è il plus del nostro pandoro, che è un pandoro soffice, molto ricco di burro, e prego tutti di assaggiarlo perché ne vale veramente la pena. Allora, completiamo questa breve ma significativa intervista con il responsabile commerciale di Galup, Pinerolo, lo ricordiamo, poi magari ci rivedremo da qui a Natale. E terminiamo così, amici del Varesotto, Fredda Tentazione, un rivenditore autorizzato, scelto per la professionalità che Noris e Roberto hanno avuto in tutti questi anni, col loro fantastico gelato, un bel accostamento con Galup, un prodotto di alta pasticceria, diciamo di antiche tradizioni piemontesi. Assolutamente sì. Io direi venite ad assaggiarlo, ve lo fa assaggiare sicuramente, una serie di prodotti per tutte le tasche, per tutti i palati e per tutte le richieste che noi italiani abbiamo e sappiamo fare, e poi ci ritroveremo prima di Natale per festeggiarlo insieme. Ciao a tutti amici del Varesotto, grazie a Patrizio, direttore commerciale di Galup. Grazie a voi.